Buongiorno venerdì 7 ottobre torna l'edicola di 8 Channel. Anche stamattina andiamo a vedere subito i giornali. La prima del Corriere della Sera. In primo piano l'emigrazione sempre più italiani all'estero nel 2015. Espatriati in 107.000, un terzo sono giovani. Mattarella, facciamoli tornare crescita di oltre il 6% rispetto al 2014, Cristoforetti e Piacentini, i loro esempi, così siamo rientrati. E poi andiamo alla fotonotizia in Taglio Centrale, allarme in Florida, arriva l'uragano Matthew, dopo aver fatto oltre 200 morti ad Haiti, Obama chiede di lasciare le case. Milano, la decisione del Tribunale, coppia dell'acido, il figlio di 14 mesi dato in adozione. Così ha deciso il Tribunale di eh, Milano. Dunque tolto tol il figlio alla coppia eh, dell'acido. In taglio basso, Caprotti e il testamento mai alle coppe. Il fondatore di S. Lunga. Non vendete a loro. Quadri al PAC di Milano, un mané al Louvre di Parigi. E poi ieri Italia-Spagna valida per le qualificazioni agli europei, ai mondiali. Pardon, a Torino finisce 1-1, ma l'Italia sfiora l'impresa. Risveglio azzurro, la Spagna trema. Ha pareggiato De Rossi su calcio di rigore nel finale, il gol di Vitolo. Questo per quanto riguarda il Corriere della Sera, la prima. Andiamo a prendere adesso la Repubblica, anche qui vediamo l'apertura, flessibilità, l'Unione Europea apre all'Italia sugli immigrati, Moscovici, commissario dell'Unione Europea agli affari economici, tende la mano all'Italia, il sì contro il rischio populisti. Sul referendum Lotti attacca. E poi l'appello di Mattarella, aiutiamoli a rientrare i nostri ragazzi all'estero in cerca di futuro, 100.000 in fuga, il sogno è la Germania. Il caso, la Merkel a Londra, non discriminate i lavoratori stranieri e poi nel partito dell'UKIP a Strasburgo volano i pugni, una rissa con, vedete qui nella fotografia, Wolf a terra dopo essere stato colpito da un collega. Andiamo anche qui in taglio basso, le Cop Milano, la Bentley, gli ultimi dispetti di Caprotti. Ecco il testamento dell'imprenditore patron di eh, S lunga su Repubblica 2, lo sport. Papera di Buffon 1-1 con la Spagna. Bufera sullo sponsor scommesse. Andiamo all'interno di eh, Repubblica e troviamo subito la grande fuga dall'Italia, continua a crescere il numero di nostri connazionali che decide di lasciare il Paese per stabilirsi all'estero. Nel 2015 sono stati oltre 100.000, 6.000 in più dell'anno precedente e a fare le valigie sono soprattutto i giovani, un terzo delle persone che si sono trasferite ha tra i 18 e i 34 anni, meta preferita la Germania. Scopriamo questo nell'ultimo studio della Fondazione Migrantes, la fotografia di un fenomeno che ha assunto ormai i connotati di un vero e proprio esodo. Dati eh, sottostimati sono in molti a non cambiare residenza per non perdere l'assistenza sanitaria. Mattarella dice che bisogna creare le condizioni per farli rientrare. E qui, nell'altra pagina della doppia. Le storie, due centri agli antipodi, Bergamo e Licata, non solo geograficamente ma accomunati negli ultimi anni da un alto numero di espatri per motivi diversi. A Bergamo via per opportunità, Bergamo, addia, Bergamo addio bella, ma fuori c'è il mondo, alta qualità della vita e ricchezza, eppure i giovani partono anche da qui. E poi al sud, da Licata via per necessità, l'agonia di Licata, il paese muore, scappano tutti. È la città della Sicilia con la più alta percentuale di emigrati fuori dai confini. Proseguendo ancora da Repubblica, dal mondo, pagina 8, il caso Strasburgo, scazzottata tra deputati dell'UKIP, il leader designato collassa in Parlamento, paura per Wolf, ricoverato, colpito dal collega Huckem, partito nel caos. Steven Wolf e Mike Cooman, protagonisti di questa rissa... A Strasburgo il primo Wolf 49 anni, eletto a Strasburgo due anni fa, papabile leader dell'UKIP. Mike Hookem, invece, europarlamentare e portavoce dell'UKIP, 63 anni, ex del partito eh, laburista. Eh, Diane James si era già dimessa dopo appena 18 giorni eh, alla guida della formazione euroscettica. La vittima di questa scazzottata di ieri festeggiava appunto i suoi 49 anni. All'inizio, visto in terra come nella fotografia, si era temuto il peggio. Andiamo avanti ancora da Repubblica, torniamo in Italia, pagina 12: duello D'Alema Renzi. Basta Comizi, ora governa. Tu volevi la poltrona. L'ex leader attacca, il Premier affida la risposta al Vice Lotti: Ci odi perché sei roso dall'invidia. E Bersani dice: deriva sempre più a destra il paese. Interviene Massimo D'Alema, Renzi dovrebbe occuparsi dei problemi del paese e ai comizi potrebbe mandare Verdini. La risposta di eh, Luca Lotti è così roso per non aver ottenuto la sua poltroncina che non vede le conquiste del governo. Questo per quanto riguarda il botte e risposta D'Alema Renzi. Proseguendo ancora da... Uh, Repubblica, parliamo dell'inchiesta Mafia Capitale, a pagina 18 fuori 116 indagati da Mafia Capitale ma altri 70 finiscono a giudizio, richiesta di archiviazione per politici e imprenditori tra cui Zingaretti, Alemanno e il costruttore Parnasi. Per i PM infondate le accuse di Buzzi contro di loro, l'iscrizione del governatore del Lazio. Uh, resa nota in concomitanza del uh, proscioglimento. La ripulitura punta anche a rafforzare la posizione accusatoria nel processo già in corso e dunque Zingaretti Alemanno e eh, l'ex braccio destro di Alemanno Riccardo Mancini sono stati uh, prosciolti. Andiamo poi a pagina 19, la cronaca, Napoli, rissa alla scuola media, ha coltellato un quindicenne, il caso, l'aggressore è un coetaneo, il ragazzo operato d'urgenza al Monaldi si salverà, interrogato dalla polizia, l'aggressore dice l'ho pulito perché parlava male di me a scuola, arrivano gli ispettori, dopo vediamo un servizio su questa uh, notizia. E poi. Chiudiamo Repubblica eh, andando a pagina 22. Ecco il mio piano per fermare i corrotti nelle università. L'intervista con Raffaele Cantone, presidente dell'autorità anticorruzione, che dice al nepotismo spesso si accompagna l'illegalità. Così eh, sconfiggeremo entrambi. Questo è insomma, il piano di Cantone per dire basta al baronato nell'università, ora contrasteremo questi fenomeni in maniera decisa coinvolgendo il MIUR, i lettori, i docenti e gli eh, studenti. E poi ancora un suo virgolettato, non sono io ma riviste come Nature a mettere in relazione ingiustizie e fuga di eh, cervelli. Si parla anche di finanziamenti alla ricerca, vincono Roma e Bologna, quindi... Leggiamo ancora eh, i print eh, assegnati dal Ministero. La protesta alla scienza: soltanto eh, le briciole. Interviene anche il gruppo 2003. Moltiplicare dieci volte le cifre previste, o siamo destinati a sparire. Questo per quanto riguarda. Eh, Repubblica Nazionale prendiamo adesso Repubblica Napoli e allora in primo piano l'inaugurazione della Apple Academy a San Giovanni a Teduccio Academy Apple si parte arriverete molto lontano la vicepresidente eh, la numero due di Cupertino Jackson inaugura il polo di San Giovanni a Teduccio Renzi Napoli ha tanto futuro davanti De Luca al campus 30 milioni dalla eh, regione e poi Città della Scienza, futuro remoto. Piero Angela parla ai giovani. La cultura porta sviluppo. Anche qui troviamo il Rai da San Biagio dei Librai con. L'accoltellamento fuori la scuola, Pugnala, un compagno di scuola, arrestato, studente di eh, 14 anni, le reazioni, i familiari del ferito, colpa di un bullo. Si parla poi del mondo degli industriali, patto tra Boccia, leader di Confindustria e prezioso presidente dell'Unione Industriale di Napoli sul capoluogo partenopeo, l'avvertenza Almaviva, la rabbia del call center e ora Napoli paga. Per tutti. E poi in taglio in basso l'archeologia nella tomba del tuffatore fu sepolto un abitante dell'elite di Pestum. Questa è la prima di Repubblica Napoli, andiamo all'interno e troviamo... La Apple a San Giovanni a Teduccio, la scossa della vicepresidente, seguite la passione, arriverete lontano, via all'Academy con Jackson e il ministro Giannini, il rettore parla di un sogno realizzato, il rettore eh, Manfredi. E ancora le altre reazioni, De Luca... Per il Polo altri eh, 30 milioni, ma la Teneo replica ne mancano 15. La Regione stanzia 7 milioni di euro anche per le borse di studio agli studenti eh, universitari. Il Sindaco De Magistris ringrazia il Governo. A Napoli vale la pena investire. Ora Roma non ci faccia però mancare le risorse per gli obiettivi strategici di una città in continuo movimento. E poi l'entusiasmo degli eh, studenti, qui si impara un mestiere, nel primo giorno gli allievi hanno subito realizzato un video sulle emozioni di questo inizio con il MacBook Pro dato dall'azienda amer americana. Le voci del quartiere, le voci di San Giovanni a Teduccio sono ancora un po' scetti che dicono ma qui vince ancora. Il degrado. Allora, sentiamo il servizio con le interviste preparato da Paola Iandolo. Si apre con le note dell'isola che non c'è di Bennato la grande avventura di Apple a Napoli. Questa mattina l'apertura dei corsi per i 100 selezionati che già ieri hanno ricevuto il kit predisposto per loro da Apple. Un iPhone e un MacBook Air. Ad aprire i lavori è il rettore della Federico II, Gaetano Manfredi, che parla di giorno speciale. Questi giovani hanno l'opportunità di fare start-up, di lavorare in proprio, avranno un sacco di opportunità. Io penso che se noi formiamo bene i nostri ragazzi, facciamo capire alle grandi aziende che il nostro capitale umano è veramente competitivo, costruiremo veramente tanto per Napoli. Dopo l'intervento del rettore è intervenuta la vicepresidente della Apple, Lisa Jackson, che nel suo intervento ha chiesto il sostegno dei giovani presenti, suscitando un forte applauso. Sul palco poi è salito De Magistris che ha espresso la gioia per aver puntato su San Giovanni a... Napoli che si rilancia in tutti i suoi quartieri, Napoli che è appetibile dal punto di vista degli investimenti, se oggi si investe è perché, evidentemente, Napoli è credibile, forte, capace e organizzativamente in grado di ospitare qualsiasi evento e c'è una cooperazione istituzionale apprezzabile all'interno della nostra città. Ed infine il momento del ministro dell'istruzione Stefania Giannini. È un impegno di continuità per questo progetto, ma quello che voglio ricordare, l'ho detto anche prima, è l'impegno del governo. Su quest'area del paese, su tutto il sud del piano nazionale della ricerca, non dimenticate che c'è un asset mezzogiorno sul capitale umano prevalentemente di 450 milioni. Sono bandi che in parte sono già stati eh, lanciati a luglio e che adesso entro dicembre si completeranno. Siamo al mattino, e allora la prima nazionale ha coltellato al cuore dopo la lite a scuola. Napoli, quindicenne ferito da un compagno di 14 anni. Il ragazzo si accascia tra la gente, operato d'urgenza, si salverà. L'aggressore ho fatto una eh, cavolata. E poi. Proseguiamo e troviamo uh, Apple. Perché Apple crede in uh, Napoli? Inaugurata l'Accademia Happios per mille studenti. Il Premier uh, twitta: l'Italia riparte dal sud. La vicepresidente Jackson. Qui lo spirito giusto. Ora un altro accordo con cinque università uh, campane. La grande fuga degli italiani all'estero. Mancano i posti per i giovani uh, migliori. E poi più flessibilità all'Unione Europea. Apre al piano Renzi, Moscovici, maggior deficit per profughi e eh, terremoto. Quando tra i populisti finisce a Cazzotti, le risse all'Europarlamento, eh, abbiamo visto prima nell'Ukip e poi a Roma tra i grillini. Italia la scossa di Immobile e Belotti, pareggio contro la Spagna, papera di Buffon, poi De Rossi su eh, rigore. Questa la prima del Mattino Napoli, la prima eh, nazionale, vediamo un po' di sport, pagina 20, Italia de Rossi un rigore d'oro, la Spagna avanti a Torino grazie a un regalo di Buffon, poi rimedia il romanista, Ventura soddisfatto, ottimo risultato dopo l'inizio match eh, negativo, gli azzurri soffrono nel primo tempo, ma la gara cambia con l'ingresso di Immobile e eh, Belotti. E poi network di scommesse tra gli sponsor, bufera sulla FIGC, accuse bipartisan e richieste di revoca dell'accordo alla Federcalcio che spiega niente scritte su maglie e tute. Andiamo avanti ancora eh, su Italia-Spagna, ci sono le pagelle di Mimmo eh, Carratelli, Pellè Punge soltanto quando esce, non dà il 5 a Ventura, Belotti dalla scossa, Muro, Bonucci, queste le valutazioni, Buffon prende un 4,5 per quella papera che è costato il gol della Spagna, molto bene Bonucci 7,5, bene anche Barzagli, Barzagli con un 7 e poi la scossa arriva da Immobile e Belotti per entrambi 6,5, 6,5 anche a... Ventura, il commissario tecnico, il Napoli a pagina 23. Mertens, l'insaziabile, insazia, vorrei giocare di più. Lo sfogo con un giornale belga, in campo una volta su due, spesso sono situazioni fastidiose dice Mertens, la staffetta con Insigne, vorrei più continuità, ma accetto le scelte del eh, tecnico, giocare solo una partita su due. Penso che sia troppo poco, dice il calciatore belga del Napoli. E intanto finalmente tocca a Tonelli. Sto bene, contate su di me. A lungo fermo ai box il difensore centrale ora si candida al debutto in maglia azzurra. Andiamo a prendere la prima interna del mattino Napoli, portavo il coltello per difendermi, lite a scuola, ferimento per strada, 14 enne bloccato dopo aver colpito un compagno, terrore ai decumani, la disperata fuga del ragazzo sanguinante tra i turisti in cerca di soccorsi, scusate. Mi hanno eh, ferito il buono e il duro per forza, adolescenti divisi da un coltello e poi l'intervista con la mamma della vittima, ora non voglio più mandarlo a scuola. Allora, andiamo a vedere il servizio preparato dalla redazione anche su questa notizia e salvo per miracolo questione di centimetri e sarebbe potuto morire a soli 15 anni per una lite con un altro ragazzino se quei colpi di coltello fossero stati assestati due centimetri più in basso non ci sarebbe stato più nulla da fare sangue e paura all'esterno della scuola media con fallonieri in via San Biagio dei Librai nel cuore del centro antico di Napoli poco dopo le 14 all'uscita da scuola il ragazzino M e le sue iniziali è stato accoltellato da un compagno di scuola un 14enne al termine delle lezioni la lite, parole grosse e poi quel coltello estratto dal ragazzino dalla tasca dei jeans e con cui ha colpito per tre volte all'altezza dell'emitorace sinistro. I fendenti hanno perforato la cassa toracica, sfiorando di fatto l'epicardio. La vittima è stata soccorsa e trasportata all'Oreto Mare da un commerciante dei decumani che ha visto quanto stava accadendo. Lì è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. L'operazione fortunatamente è andata a buon fine e i medici lo hanno dichiarato fuori pericolo di vita. Subito dopo il trasferimento d'urgenza all'ospedale Modaldi, dove sono arrivati tanti amici della vittima. Secondo quanto riferito dai familiari, l'aggressore è conosciuto come un bullo e aveva già minacciato in passato il quindicenne e anche altri compagni di classe. Si tratta di un adolescente residente nel Rione Forcella, non lontano dalla scuola. L'aggressore è stato rintracciato e portato in questura. Dovrà spiegare perché ha aggredito il compagno di scuola. Una discussione forse per una ragazzina contesa avrebbe scatenato la furia di GA. Queste le iniziali dell'aggressore. Sull'episodio, intanto, indaga la Polizia di Stato per il costruire con esattezza quanto accaduto. Ancora dal mattino Napoli, scontro regione comune sui fondi per il welfare, la polemica. Palazzo Santa Lucia dati 15 milioni. La replica sono per spese del 2010. Risorse nuove soltanto per 2 milioni. E poi l'esposizione al Tari di Marcianise, il tesoro di San Gennaro nel Tempio dei. Uh, gioielli la mobilità, allarme smog primi stop a Napoli alle automobili lasciamo anche il mattino Napoli prendiamo adesso il mattino Benevento la prima interna e allora teatri, riaprirà lo storico San Nicola sopra il luogo di Mastella utilizzeremo soldi della Fondazione Città Spettacolo sono 18 le strutture destinate alle rappresentazioni artistico-culturali tante ancora chiuse e poi il vertice sull'emergenza migranti, ora servono più eh, controlli. Andiamo poi in taglio basso, la cronaca infarto all'uscita del eh, Tribunale, muore il boss Gennaro Pagnozzi, detto Oggiaguaro, morto improvvisamente a Napoli. Durante Uh, Un'udienza un in tribunale. Appena uscito dal, dal tribunale è stato colpito da un infarto ed è morto. E poi in taglio alto il calcio. Baroni sappiamo come fermare i granata. Uh, ieri testa a Paduli con il Cervinara, giallorossi a segno 5 volte, per Salerno De Falco è disponibile. Uh, a riposo, a scopo precauzionale, Ciciretti e Lopez. Qui, Salerno, Rebus difesa per il tecnico Sannino e poi le tifoserie. Gara non a rischio, nessuna tensione tra i supporter. Uh, rissa ieri uh, all'interno del carcere di Benevento, detenuti feriti uh, lievemente. Questo per quanto riguarda la prima del mattino Benevento dove troviamo anche Azzardopoli, slotte scommesse da record, ma ecco i primi obiettori. Chiudiamo i giornali andando nel salernitano con la città, vediamo la prima De Luca, la soluzione non basta. La sentenza della consulta mette a rischio i primi atti da presidente del eh, governatore. E poi è morto Antonio Spirito, un avvocato di razza, era stato anche dirigente della salernitana, i funerali oggi a Sant'Anna, San Giorgio tra i beni da salvare del Fai, ma servono ancora voti per eh, la chiesa salernitana, eh, bimba in goia pezzo di ferro, era nella merendina, in una merendina del discount, ricoverata in ospedale fortunatamente eh, sta bene e poi ancora cronaca, violenta la figlia di un amico condannato, eh, vittima una tredicenne, domani l'elezione alla Camera di Commercio, scontro all'ente camerale sul vice di eh, Prete. In taglio alto c'è lo sport, la Salernitana, derby, la sfida dei numero uno. La sfida dei numeri 1 alla rechi tra Terracciano e Gori, e poi la super sfida dell'Italia contro uh, la Spagna, papera di uh, Buffon e rigore di De Rossi. Italia è un buon pari. Allora, abbiamo chiuso con i eh, giornali. Ultimi minuti che, come al solito, dedichiamo al nostro sito, ottopagine.it, uh, con tutte le sue sezioni. Cominciamo da Avellino. Vediamo cosa c'è in evidenza. Uh, ad Avellino si avvera un miracolo: Re Leone vuole la libertà. La petizione continua: si firma perché diventi cane di quartiere. Il monito del professor Tony Germano: Re Leone è un bellissimo cane che desidera solo la libertà. Lasciamolo in pace, lasciamo che la sua scelta educhi tanti uomini, servi per vocazione al bisogno di essere liberi. Continua dunque questa. Uh, petizione e poi Campania e allerta meteo allagamenti in corso ecco dove il quadro della Madonna di Montevergine torna in cattedrale ad Ariano Irpino e poi è saltato il patto dei 100 giorni tra Foti e Preziosi, eh, le reazioni, Festa dice Foti è un bugiardo, quelle dimissioni degli assessori erano illegittime. Dopo il dietrofront del sindaco sul patto dei 100 giorni, eh, dice Gianluca Festa, non mi sorprende solo l'ennesima falsità. Andiamo comunque a sentire il servizio sulla conferenza stampa di Costantino Preziosi che ieri ha annunciato proprio che è saltato il patto dei 100 giorni con il sindaco. Ad Avellino salta il patto dei 100 giorni tra Foti e Preziosi. All'indomani dell'approvazione degli assestamenti di bilancio Foti preferisce andare avanti da solo. Niente azzeramento della giunta, solo un mini rimpasto. Il sindaco ci ha ripensato sulla condizione non negoziabile che gli aveva posto Preziosi. A eh, me non piace fare il, il parolaio, portare fuori cose che a volte è giusto che restino nella, nelle mura di una stanza. Però questo era prevedibile da quando abbiamo approvato il bilancio. Cioè da quando hanno approvato, perché ho votato contro per l'ennesima volta, che quando ci sono in una maggioranza diverse anime, ognuno per poter dire va bene, fregandosene anche della città, penso che voglia qualcosa in cambio. Foti è un caso da sottoporre a Freud, ha dichiarato il capo dell'opposizione in conferenza stampa, ma in ogni caso il mio progetto andrà avanti e in Consiglio Comunale farò di tutto in questi mesi per non perdere i fondi europei. Non è un fallimento, ma quello dei 100 giorni è il mio manifesto programmatico. Il mio progetto vive, anzi da oggi parte e io nel prossimo Consiglio Comunale porterò dei progetti da offrire al Consiglio. Poi me li approvano, me li bocciano. Non è colpa mia, ma da qua parte un manifesto, perché questo è un progetto politico, se questa giunta va oltre il 2018 o al 2018 va bene, ma se dovesse terminare prima questo sarà il mio manifesto politico per una prossima campagna elettorale, laddove decidessi di candidarmi. Preziosi non si sente usato, se avessi voluto fare il furbo mi sarei accordato da subito e non avrei aspettato i 20 giorni. Se mi fossi sentito usato, siccome non ritengo di essere uno stupido, quando feci l'apertura in consiglio comunale avrei sottoscritto immediatamente un patto con Foti e oggi io sarei stato il salvatore della patria. Ultima notizia da Avellino, si parla di calcio Perugia Avellino, onda bianco verde, il dato della prevendita ieri pomeriggio intanto allenamento a porte chiuse per i lupi le ultime sugli attaccanti biancoverdi nell'articolo scoprite anche quanti saranno eh, i tifosi dell'Avellino in trasferta al Curi per assistere a perugia Vellino, poi Benevento, ritroviamo all'Arta Meteo, allagamento in corso Ecco Dove, Unione e Accoglienza, chiavi dello sviluppo in campagna, ieri il dibattito ricco di spunti al convegno promosso dal gruppo 8 Media e dalla Fondazione Lumina che vi abbiamo proposto in diretta sul nostro canale, poi evade e rapina un'anziana, arrestato un uomo a Pannarano, Baroni dopo il test contro il Cervinara, dei miei mi aspetto una grande prestazione a Salerno e poi la rissa in carcere a Benevento, la denuncia del Sinappe. Andiamo su Caserta dove troviamo peggiore il meteo in provincia di Caserta, Protezione Civile in campo a Macerata Campania tra San Nicola la Strada e Caserta. Forte pioggia in queste ore, Camorra, sequestrati 13 milioni di beni nel Casertano, a Casal di Principe, allarme meningite ad Aversa, un bambino ricoverato al Cotugno e poi muore a due anni sotto gli occhi dei eh, genitori, tragedia nel Casertano a San Felice a Cancello, probabilmente il piccolo ha perso la vita. A causa di un soffocamento mentre stava cenando. Questo per quanto riguarda Caserta. Andiamo adesso su eh, Napoli: gioca a calcio con gli amici. E mentre torna a casa muore Melito, tragedia, giovane del posto, travolto e ucciso da uno scooter. Ancora andiamo avanti, Fabio eh, disperato si è ucciso, chiedeva lavoro, non il lusso. Oggi i funerali di Fabio Di Muro, precario da una vita, è troppo vecchio per essere eh, stabilizzato un pompiere che si è suicidato a Qualiano. Poi le foto del maltempo, canali al collasso, a Giuliano in Campania sale la paura. Lago Patria, Qualiano e Giuliano in allarme per il maltempo, il meteo in queste ore è in peggioramento. E poi chiudiamo Napoli con ancora i disagi legati al maltempo: strade come fiumi, disagi nel Nolano e nel eh, Vesuviano. In chiusura andiamo su Salerno. E allora, lo sbarco dei migranti, eh, presi due scafisti pakistani, i due uomini potrebbero essere inseriti in una organizzazione internazionale con base in Libia. Continuando a scorrere, di Giorgio contro Lamberti per piazza Almirante, polemiche a Montecorvino Pugliano, l'ex sindaco, nessuna richiesta per cancellare la piazza, e a Sarno è guerra aperta per cancellare Mussolini nella patria di Amendola. Continuando a scorrere da Salerno, nuovi infopoint per Luci d'Artista, dalla Commissione Annona, presieduta da Natella, richiesta di incrementare i siti per i turisti in occasione di Luci d'Artista e poi la riqualificazione della Litorania, finalmente il patto tra i sindaci, firmata a Salerno, l'intesa tra comuni, distretti turistici e privati per il rilancio della costa Salernitana, naturalmente potete trovare anche il servizio video allegato all'articolo io mi fermo qui con l'edicola di stamattina, grazie ad Aldo Fenizi in regia, aggiornamenti dal touch che tornano già alle 11 a mezzogiorno e poi alle 14 .00. vi aspetto con 8 Channel News, arrivederci, buona giornata